Come potete vedere, sto facendo una missione extra dove bisogna reclutare dei chocobo. Non l'ho fatta on camera, l'ho fatta off camera. In ogni caso, per reclutare un chocobo bisogna ovviamente trovarlo nell'area selvatica e farlo indebolire fino ad HP critici e poi con il vostro cavaliere chocobo avvicinarvi e praticamente montarlo. È una missione molto semplice, dovete reclutare un colore alla volta. In questo video vi farò vedere alcuni boss speciali. Ad esempio, questo l'ho voluto far vedere perché si tratta di uno dei clown miei preferiti, cioè il clown di casa Bowen, dove dovremo battere un boss. Questa è una speed battle. Praticamente in questa speed battle dobbiamo sconfiggere il boss prima della casa Bowen, ovviamente. Se avete i personaggi allenati come me, non sarà un problema. Questi ultimi episodi ho deciso di farli in questa maniera perché le ultime missioni sono alquanto lunghe e non volevo dilungarmi troppo nel let's play, in ogni caso. Iniziano i nostri avversari, Vice sarà sempre più veloce, veramente molto veloce. Ho con me, come potete vedere, il mio Moguri pistolero, il mio assassino, ho con me il mio maestro monaco, che sarebbe Sid, e poi il Sikh. Un Sikh che, sì, al momento è lanista il mio Sikh, perché volevo insegnargli anche le abilità dell'lanista, che con l'arco sono alquanto interessanti da usare. In ogni caso, dovete semplicemente stare attenti ai turni e fare in modo che il colpo di grazia lo diate voi, ok? Per il resto non c'è nient'altro da dire. Sto attendendo e avvicinandomi con Sid. Sid possiede Pummel, che è veramente una mossa portentosa. Questo boss infligge diversi status alterati, per cui state attenti agli status alterati. A questo punto del gioco dovreste avere abbastanza oggetti che vi permettono di resistere agli status alterati. Se non ce l'avete, allora potete utilizzare il privilegio che vi fa resistere un pochino agli status alterati. Come potete vedere, Blinding Cloud serve per infliggere blind e l'hanno inflitto soltanto all'assassino perché io ho alcune delle protezioni che non fa mai male. Backdraft è una delle mosse preferite di Bowen. Un vero peccato che Bowen non si possa reclutare, però giustamente fa parte del suo clan e quindi sì. Questa missione si può affrontare molto prima, solo che io non ho mai avuto l'occasione di farla e quindi la sto affrontando adesso. Ok, York semplicemente attacca da lontano senza alcun problema. E adesso bisogna stare attenti quando gli HP sono critici, bisogna tener conto del fatto che ci sono i turni dei nostri avversari. Io qui ho visto che in ogni caso dopo di me toccava all'assassino, quindi ho deciso di vedere un po' gli HP, ho visto che potevo farcela con un Pummel e quindi sono andato a colpo sicuro e KO. Ho battuto casa Bowen. In ogni caso, questa non è l'unica volta in cui dovremo affrontare un boss del genere. Infatti nella prossima missione dovremo affrontare una versione potenziata di questo boss. Eccola qui, si tratta della Floraxion. Ok, Floraxion è leggermente più potente perché è in grado di evocare dei Molboro. Comunque non possiamo utilizzare le fiera, per cui limitiamoci a metterci un bel ninja, il fusilier perché possiede ultima charge, anche lui la possiede per cui l'ho messo in squadra, il cannoniere, ho messo il parivir e inoltre il mio sir perché è una classe molto potente e si parte con la battaglia. Come privilegio ho deciso bonus AP3 per cui nessun privilegio extra per i miei personaggi, però avevo bisogno di AP e quindi ho scelto AP3. In ogni caso, il boss qui è veramente molto semplice. Dovete stare attenti però, perché attorno al boss ci sono un casino di trappole. Più precisamente, ci sono delle trappole che infliggono charm esattamente davanti al boss. Per cui se volete avvicinarvi con i vostri personaggi, assicuratevi che abbiano fiocco, oppure un orb Minwoo, che anche quella permette di resistere agli status alterati. Per il momento ho deciso di andare di Mortar perché Mortar infligge veramente un casino di danni e qui capite perché è importante avere un cannoniere che abbia livellato come gladiatore. Infatti se non avesse livellato come gladiatore non avrebbe tutti quei punti di attacco. In ogni caso con il parivir posso attaccare da lontano.
Anche se decidete di sconfiggere i Molboro, Molboro vi farà ritornare, però è anche un metodo per evitare che il boss vi attacchi. Con lui vado di Esuna perché giustamente volevo togliere lo status alterato e aspetto senza fare niente perché tanto è anche un illusionista e può attaccare da lontano. Ecco un'altra trappola. Con il mio mago blu, un'altra trappola. Sì, ce ne sono veramente tantissime di trappole. Ok, il Molboro decide di attaccare, ma io ho Reflex, per cui ciao ciao attacco. Vediamo cosa fa l'altro Molboro. L'altro Molboro decide di andare di Bad Breath. Non me ne preoccupo mica, perché tanto poi decido di utilizzare Suna nel caso, per cui ciao ciao. Decido comunque di attaccare il Molboro per guadagnare un po' di punti esperienza. Ok, qui non ci sono trappole fortunatamente e il mio ninja attacca da dietro. I Molboro ovviamente hanno counter. Qui decido di andare sempre di Mortar perché tanto infliggo un casino di danni, non mi serve avvicinarmi di più con il mio cannoniere perché ricordo che Mortar non vi permette di muovermi nel turno successivo, ciò non toglie però che lo potete utilizzare più e più volte di fila. Ecco che mi ha addormentato il Banga, il mio Templare, nessun problema, ho Esuna a portata di mano, però decido di utilizzarla prima sul ninja perché ho bisogno della sua magia blu. Perché con la magia blu è in grado di aumentare le statistiche dei miei personaggi. Inoltre il Parivir dovrebbe avere doppio colpo, sì. Ha due armi, per cui ciao ciao Molboro. Ok, mi sto avvicinando agli MP che servono per ultima charge, quindi con il mio pistolero decido semplicemente di aspettare senza fare nulla. Con il mio cannoniere un altro Mortar. Vai. E boom. Come potete vedere è un boss veramente veramente semplice. Vado di magia blu, come potete vedere ne ho imparato un bel po'. Non potevo usare Expose Weakness purtroppo, per cui ho deciso di andare di... non ricordo. Di Scratch? No, non credo. Di Mighty Guard, ok, sì. Aumento le difese del mio ninja, visto che comunque ha delle difese piuttosto bassine rispetto agli altri personaggi. Il Molboro qui ha fatto un errore e si auto-infligge Charm. Peggio per lui! Ecco, vedete, se non ci sono Molboro in campo, il boss ne evoca altri, per cui è un modo efficace per evitare di farvi attaccare dagli status alterati del boss. Ora qui vado di ultima charge e sconfiggo il Molboro in un colpo. Incredibile! Boom! Ciao ciao Molboro! Perfetto. Ora tocca al Sir che utilizza una bella Esuna. E ho sbagliato, volevo utilizzare Esuna sul mio Templare, invece l'ho utilizzato su di lui e quindi già. La fretta fa brutti scherzi. Non mi conviene avvicinarmi perché non voglio che mi si infligga Charm, per cui con il mio Parivir attacco da lontano. In ogni caso attacco sempre con il mio cannoniere. Qui decido di allontanarmi e di utilizzare Gold Veil. Gold Veil infligge Blind. E non ce l'ho fatta, però comunque ora gli HP del Molboro sono critici. Vado di attacco, decido di sconfiggere il Molboro, in ogni caso perché il Molboro è pericoloso e si sta avvicinando il suo turno e attendo. Ecco che il mio Templare può utilizzare qualcosa, decido di utilizzare Astra nel caso in cui il boss decide di infliggermi status alterati. Inoltre Astra vi protegge da status alterati, per cui potete anche utilizzare Astra e avvicinarvi al boss in questa maniera. Insomma, siete protetti dagli status alterati. Qui sono stato fortunato, un Flurry e il Molboro che è stato appena evocato già in HP critici. E mi muovo. Non so perché l'ho fatto, però l'ho fatto. Vado di Magic Frenzy e vado di... Stardust, forse no. Ok, vado di... Ok, vedo che assorbe un po' di roba. Esatto, vado di Stardust. E ciao ciao, Stardust è veramente molto molto buona come magia illusionismo, perché funziona su tutti i nemici alla fine, tranne quelli ovviamente che hanno Evade Magic, però ce ne sono veramente pochi in questo gioco. Qui vado ancora di Mortar. E boom, KO, boss sconfitto. Veramente semplice. Il prossimo boss è strano. Godiamoci prima la scenetta e poi vi dico. Thank you.
proteggi le coccatrici e sconfiggi i resti dei nemici. Ebbene sì, la famosa coccatrice mammatrice che prima abbiamo sconfitto adesso va protetta per proteggere i piccoli. È strana come missione effettivamente, però vabbè, fa parte del set di missioni dedicati alla coccatrice, quindi questa volta dovremo impedire ai bracconieri di attaccare la coccatrice che noi abbiamo attaccato tutto il tempo? Sì, è un po' strano come missione, in ogni caso il mio fuciliere è sempre con me, il mio Moguri che utilizza Charm Shot deve esserci sempre. E Charm, ottimo! In ogni caso non preoccupatevi per le coccatrici perché i nemici saranno così attratti da voi che non attaccheranno praticamente mai le coccatrici. Già. Intanto utilizzo doppio colpo che è sempre utile e Sid praticamente con Pummel fa piazza pulita secondo me. Sid è troppo potente. Già. Ho fatto bene a livellarlo come gladiatore per poi farlo diventare Master Monk. Lui utilizza Thunder perché ovviamente è confuso, però giustamente si autoattacca e la confusione finisce. Martin si avvicina ma non dovrebbe attaccare più di tanto. Provoke causa Berserk se non sbaglio, ma sul personaggio sbagliato perché ha così tanto attacco che non fai altro che peggiorare la tua situazione, caro. Ovviamente la coccatrice utilizza Fortify per potenziarsi, ma non ne ha bisogno, ha veramente un casino di HP. Ok, con il mio fuciliere. Mi piace un casino il Moguri che è in grado di teletrasportarsi. In ogni caso vado di Charm Shot di nuovo. E vediamo un po' se ci riesco. Yes, Charm riuscito, ottimo. Quindi decido di attaccare con Double Shot il Vichingo. Giustamente per evitare che Charm se ne vada via. Anche se forse ne va via adesso perché Sid lo attacca. Infatti, fa un casino di danni perché ha Berserk. Wow, critico 220. Micidiale. Ok, vedo che è quasi finita, per cui decido di andare di Magic Frenzy. No, attendo, ok. Ho atteso, non so perché, ma ho atteso. Non ce n'era bisogno perché, come potete vedere, i nemici sono rimasti soltanto due. Questo boss, è, più che boss, questa missione è veramente semplice. In ogni caso ho deciso di far vedere queste missioni perché erano missioni extra un po' speciali dedicate alla casa Bowen e alle coccatrici, mamatrici, che ho comunque fatto vedere nei video precedenti, anche se in realtà queste missioni sono del tutto extra, per cui non sono obbligatorie per andare avanti nella trama. Last Breath non lo utilizzo perché non ce n'è bisogno. È in grado di infliggere KO in un colpo, però non ce n'è veramente bisogno. Le coccatrici sono al massimo e il Berserk fa tutto il resto. Wow. Non c'è stata proprio possibilità di vittoria per i nostri nemici. A questo punto vado di una semplice magia e se Blizzara, boom. Wow, Turbo MP è una bomba. E abbiamo completato anche questa missione. Ottimo.